Abbiamo visto i tre suggestivi video, diciamo così, che commentano attraverso la presentazione di varie realtà delle nostre chiese, le tre parole consegnate dal Papa Francesco alla Chiesa italiana in Santa Maria del Fiore 4 anni fa: umiltà, disinteresse e beatitudine. Sono parole che il Papa non inventa, naturalmente. Trae le prime due dalla traduzione italiana di un testo di grande autorità e densità, cioè il capitolo secondo della Paolina lettera ai Filippesi, e la terza parola viene da una delle pagine più affascinanti del Vangelo di Matteo, dal discorso della montagna, laddove si parla delle beatitudini che connotano i discepoli del Signore. E non sono parole scelte a caso. Partendo dal tema del convegno in Gesù Cristo, il nuovo umanesimo, il Papa vuole subito e con chiarezza indicare che il Signore Gesù non deve essere visto come l'ideatore di una dottrina intitolata umanesimo cristiano o di un'antropologia da collocarsi accanto alle altre in un manuale di storia della filosofia. Egli deve essere visto come colui nel quale è aperta all'uomo la novità, ovvero la restituzione dell'uomo alla sua verità umana originaria. In Cristo all'uomo è ridata infatti una precisa forma di esistenza, un modo di essere al mondo e di essere in relazione comunionale con gli altri che corrisponde alla sua vocazione originaria. In un certo senso, in Cristo l'uomo è rimesso a nuovo, io direi appunto rimesso a nuovo, e può esistere autenticamente da uomo. Lo stile umano dell'esistenza, infatti, ha un nome preciso: Cristo. Quanto più l'uomo cresce nello stile umano dell'esistenza, tanto più è simile a Cristo e viceversa. Giustamente perciò Papa Francesco sottolinea che egli non intende parlare in astratto di un nuovo umanesimo, ma dell'uomo nuovo che è Cristo. Gesù, egli dice quasi all'inizio, è il nostro umanesimo. Sottolineo, lui parla proprio di Gesù, Gesù di Nazareth, il Cristo fatto uomo. Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda: voi chi dite che io sia? La domanda di Matteo 16,15. Lasciandoci inquietare da questa domanda, diventa possibile comprendere chi è Gesù, ovvero comprendere anche chi e come deve essere l'uomo nuovo, rimesso a nuovo. Gesù è il Dio svuotato, il Dio che manifesta la sua verità nell'abbassamento, nella kenosi, nel farsi servo fino alla morte di croce, come dice sempre la lettera ai Filippesi. Come Gesù è Dio che si abbassa facendosi carne offerta per la salvezza dell'uomo, così l'uomo nuovo in Cristo è chiamato a farsi in lui carne offerta per la vita del mondo, chiamato a condividere il modo di percepire la realtà, il mondo, gli altri, che è di Cristo stesso, chiamato a sperimentare il suo, di Cristo, di Gesù, stesso modo di sentire, i suoi sentimenti, appunto. Dice non casualmente il Papa: non voglio qui disegnare in astratto un nuovo umanesimo, una certa idea dell'uomo, cioè, ma presentare con semplicità alcuni tratti dell'umanesimo cristiano, che è quello dei sentimenti di Cristo Gesù. È appunto Filippesi 2,3. Queste parole, i sentimenti di Cristo Gesù, in greco un po' diverso, ma di modo il senso è quello, queste parole del testo paolino sono quelle che introducono l'inno a Cristo, che ha accettato di assumere la forma di servo, rinunciando ai segni del potere e al possesso privilegiato del potere divino,
ha accettato di esistere secondo uno stile di povertà, dando la vita in riscatto per la vita degli uomini, senza alcun narcisismo, senza autoreferenzialità. Una povertà che è solcata da un senso profondo di umiltà, di piccolezza, e avvicina gli altri senza mai collocarsi in una posizione di superiorità e confronto, ma di servizio, di accoglienza, padre Theobald direbbe ospitalità, e di donazione. Chi è povero ed umile come Cristo e in Cristo non può non condividere le beatitudini dei discepoli del Signore, purché abbia il cuore aperto, dice il Papa, allo Spirito Santo, alla relazione viva con il risorto, ovvero purché persegua o viva la ricerca dell'autenticità dell'esistenza. Il Papa ne parla con forza e con parole attente. Se permettete, ve ne vorrei leggere alcune di queste parole, perché leggendo le parole che sentirete mi è venuto in mente il volto di un uomo conquistato da Cristo, che ha percorso le nostre vie e città e che portava la gioia del risorto anche nei momenti più difficili della sua incredibile vita spesa per gli altri. Il testo del Papa è questo. Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo iniziano con una benedizione e terminano con una promessa di consolazione. Ci introducono lungo un sentiero di grandezza possibile, quello dello Spirito. E quando lo Spirito è pronto, tutto il resto viene da sé. Certo, se non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze perché non ci portano al successo. Per essere beati, per gustare la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, è necessario avere il cuore aperto. Questo cuore aperto che è molto collegabile anche con la fede fondamentale, in qualche modo. La beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto, apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci una pace incomparabile. Gustate e vedete com'è buono il Signore, è il Salmo 34, 9. Penso che abbiate capito che io mi riferivo a Giorgio Lapire, che ogni volta che io personalmente penso alla pira, io penso alla gioia che irradiava dalla pira. È quello che si imprime nella memoria. Io l'ho visto poche volte direttamente, pur essendo vissuto anche a Firenze in quel periodo. Ma la prima volta che lo incontrai mi colpì subito questa luce, questa gioia. La pira è stata uno dei doni più grandi che il Signore ha fatto alla nostra Chiesa in terra di Toscana. E la pira è anche un nome che è tornato nel video, la Fondazione La Pira, insieme a tanti altri nomi, e alla presentazione di tante realtà della vita cristiana e dell'attività cristiana delle nostre diocesi. Non deve essere stato facile scegliere fra le tante testimonianze dell'umanità nuova, dell'umanità nella forma di Cristo, che le chiese toscane nella loro storia e nell'attualità hanno offerto e continuano ad offrire. Davvero una lunga storia. Mi veniva da pensare durante la proiezione, quella che ho visto sul computer, al secolo XIII in Toscana, il secolo in cui nasce Dante, ma il secolo anche in cui nasce la prima confraternita della Misericordia, il secolo in cui nascono i servi di Maria, dei sette santi fondatori, i mercanti. Una storia straordinaria, senza andare ai secoli precedenti, che hanno visto la fioritura monastica in Toscana, eccezionale. Tutte le testimonianze che abbiamo visto, fiorite in grande misura nella seconda metà del secolo scorso, quelle che abbiamo visto, si radicano in una storia antica della presenza cristiana in queste terre che ha formato una peculiare sensibilità umana. Lo Spirito del Signore ha operato e continuamente opera per rendere nuove le vite degli uomini e delle donne qui, nelle nostre splendide terre, e realizzare sempre di più i segni del Regno di Dio,
che è il regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace, come canta il prefazio della festa di Cristo Re. Siamo già nella festa di Cristo Re, di fatto. Lo Spirito ha effuso con abbondanza i suoi doni nelle nostre chiese, ha plasmato testimoni di straordinaria qualità culturale ed umana, capaci di generare una cultura animata dal Vangelo, protesa all'inclusione nella novità dell'ecce homo di ogni bene e di ogni verità, di ogni frammento di umanità. Lo Spirito ha suscitato personalità straordinarie di leader, in grado di raccogliere intorno a sé tanti fratelli e sorelle in opere di trasformazione della vita sociale verso orizzonti più giusti e di creare luoghi di accoglienza, ospitalità e vicinanza verso tutti i bisognosi. Ha generato intellettuali, artisti, poeti, scrittori segnati dal Vangelo e che hanno fatto crescere l'umanità dell'uomo. Sempre lo Spirito del Signore, che è la nostra storia che lo attesta, ha diffuso con abbondanza i semi di una cultura del dialogo e del rispetto, dell'apertura, le porte aperte, e della condivisione, della cura e dell'amore per l'altro, donando alle nostre comunità veri e propri geni cristiani, le idee e azioni dei quali hanno dato impulsi estremamente significativi, costruttivi e positivi alla cultura del nostro popolo. C'è un elemento tipico della cultura, diciamo, del cristianesimo in Toscana, la capacità creativa. La capacità creativa è una storia ricca di creatività nell'arte, nel pensiero, nelle esperienze pastorali. La creatività che emerge anche da questo aspetto dei video che abbiamo visto. La varietà e la creatività, e sono soltanto una parte. E vorrei aggiungere: lo Spirito del Risorto ha saputo dare vita in questa terra ad una innumerevole schiera di santi, come dice Papa Francesco nella Gaudete ed Exultate, della porta accanto. Santi della prossimità, punto di appoggio per ogni umanità sofferente e vulnerabile, che è come dire per ogni uomo. Ricordo alcune volte che fuori da Toscana mi dicevano: ma voi siete fortunati in Toscana, voi avete una struttura di intervento, per esempio, nel caso di problemi sanitari e così via, che è impressionante, ma non da quando c'è il 118, da sempre. Mi sembra che il video faccia bene intravedere la ricchezza originale dell'esperienza cristiana in Toscana. Il rischio inevitabile di esso è di offrire un'immagine solo luminosa delle nostre chiese. Credo che anche per noi possano ancora valere i richiami di Papa Francesco a non cedere alle due tentazioni, quella pelagiana e quella gnostica, tentazioni spesso richiamate dal Papa. L'atteggiamento pelagiano, dice il Papa, porta ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza dello spirito. Queste parole, specie il sentirsi superiori, forse hanno qualcosa da dirci nella nostra cultura toscana. E la tentazione dell'ognosticismo, che riduce la fede ad un'esperienza soggettiva e il soggetto si chiude nell'immanenza della propria ragione e dei propri sentimenti. L'ognostico non sente il bisogno di dare carne alla sua fede, di vivere il contatto con la gente, di farsi carico delle sofferenze e dei bisogni della gente. Don Camillo non ha una fede d'agnostico. Il Papa ci si ferma e lo indica come un modello, certo ricorda anche altri modelli, Francesco d'Assisi e Filippo Neri, però dedica 4-5 righe a Don Camillo. L'ognostico, in effetti,
tende ad essere un esteta della fede, coltiva l'anima bella, ma non si sporca con il fango della strada, e tende a guardare dalla torre di una presunta intelligenza superiore gli altri, irridendo talvolta ai loro sforzi, un po' come delle formichine sulla terra. Forse a ben vedere le due tentazioni si assomigliano, in ambedue l'altro perde consistenza, il suo vissuto personale non conta, è irrilevante. Tentazioni a portata di mano, come ben sappiamo, tentazioni che possono essere non solo individuali ma anche di parrocchia, di diocesi, anzi sono le tentazioni tipiche di una chiesa che si chiude nei propri spazi senza respirare con l'umanità che soffre, che batte alla porta e la trova chiusa. Tentazione di non spendersi più per il bene delle persone, ma soltanto per il bene di coloro che già sono all'interno. Un presunto bene. C'è un invito poi specifico che il Papa rivolge alla Chiesa italiana, ma sembra rivolgere in particolare alla Chiesa toscana, a partire da Firenze, vengo verso la fine, che peraltro sembra indicare come modello. Dice infatti il Papa: ma la Chiesa sappia anche dare una risposta chiara davanti alle minacce che emergono all'interno del dibattito pubblico. È questa una delle forme del contributo specifico dei credenti alla costruzione della società comune. I credenti sono cittadini. E lo dico qui a Firenze, dove arte, fede e cittadinanza si sono sempre composte in un equilibrio dinamico tra denuncia e proposta. La nazione non è un museo, ma è un'opera collettiva in permanente costruzione, in cui sono da mettere in comune proprio le cose che differenziano, incluse le appartenenze politiche o religiose. Ovviamente neppure la regione, neppure le nostre città sono musei, anche se spesso si dice il contrario, specie per alcune città. Ho voluto dire queste parole perché, e sono un po' quelle conclusive, perché in queste parole il Papa mi sembra indicare un cammino di assunzione o riassunzione ampia di responsabilità da parte dei cristiani nell'edificazione della società comune, per opporsi con saggezza e determinazione, con equilibrio dinamico, come dice il Papa, entro un'opera collettiva in costruzione alle minacce, ovvero a tutto ciò che minaccia l'uomo e lo spazio dell'uomo, quello dell'ambiente, quello anche formato dalla storia della bellezza e connota la nostra terra. Per uno come me, che è cresciuto in grande misura nella Firenze del dopoguerra, degli anni 60, 70, 80, così via, devo dire che questo richiamo del Papa mi pare particolarmente forte e significativo, perché forse noi dobbiamo realmente riprendere in mano con pienezza il senso della responsabilità della costruzione di una società comune, riprendere in qualche modo in mano una dimensione politica, perché il Papa in realtà in questo momento parla della dimensione politica. Ci sono molti segni già anche nei video di impegno politico più generale. Può anche darsi che forse sia soltanto, come dire, un elemento che non può rimanere chiuso lì, insomma. Deve prendere una forma forse più precisa. Da molte parti viene fuori questa esigenza. Tuttavia questo è tutto da affidarsi alla creatività toscana di sempre. Non vado oltre e grazie dell'ascolto.